Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è... Agromoderni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Minecraft Agricola. Allora, nello scorso episodio, che in realtà io ho registrato poco fa, abbiamo terminato di piazzare il vetro nella parte sopra del letto, del tetto, del... nella parte sopra del tetto non ha senso, nella parte sopra della nostra serra, cioè nel tetto. Allora, io cosa ho fatto adesso? L'ho lasciato un attimo andare avanti, le fornaci hanno prodotto un po' di stone, quindi andiamo a fare degli stone brick, visto che ne utilizzeremo davvero tanti. In questo episodio andremo a continuare il lavoro di styling e ci occuperemo di finire la struttura. Non so se inizieremo già a pensare a che colture mettere, ma di sicuro finiremo la struttura. Anzi, vabbè, non ce l'ho dietro, dopo quando torniamo di là di sicuro ci servirà. Andrò a mettere anche l'obiettivo di oggi che ho scelto. Allora andiamo così, avanti, ecco qua, perfetto. Io direi che per adesso lo chiudiamo così, giusto per capire che effetto fa, poi dopo vediamo. Perfetto, qua cosa gli manca? Manca uno strato qui, perfetto, andiamo qua, così iniziamo a chiuderlo. E poi più che altro voglio anche chiudere il frontale, perché è una cosa abbastanza importante. No! Ah, li ho finiti, ok. Ok, no, vabbè, li posso fare anche da qua sotto, in teoria. Sì, è un po' difficoltoso, ma si può fare. Ok. Va bene, allora, questo è cosa vediamo normalmente noi da dentro la serra, che non è male. Il fatto è che se io lo guardo, vabbè adesso è da chiudere, però se lo guardo da qua, ok, mi sembra che non ci sia abbastanza sostegno, più che altro perché non si tocca tra di loro. Quindi avevamo pensato nello scorso episodio di chiudere magari un pochino qua, mettendo delle scalette, non delle scale ma delle scalette. Magari prima di farlo però voglio chiudere la facciata, quindi... adesso andiamo a fare qualcosa di questo tipo. Così. Forse ricorderà un pochino, non troppo, la nostra casetta, ma amen. Allora, adesso qua tiriamo su. Giù, anzi. Tac. Qui idem. Perfetto, qui voglio metterci del vetro assolutamente. Adesso fammi posare la terra, che adesso non ci serve, e prendiamo del vetro. Ok, perfetto. Ok, mi sta piacendo, sì. Va bene, e ora... tac. Ora, la mia idea era quella di fare una specie... vabbè, una porta normale, che magari la facciamo anche di betulla. Vediamo un attimo come sta quella di betulla. So che era un po' strana forse, ma dovrebbe starci. Ah, me ne servono due. Tac. Perfetto. Ce ne danno tre. Ci avanzano la grande, ma... sì, dai, per una serra non è male. Ora, volevo solo capire qua cosa fare, perché... allora, quelli di betulla non mi piacciono messi così in verticale. Vediamo, facciamo una prova, ma posso già dirti quasi subito di no. No, sembra tipo... sapete l'IKEA che vendono quella finta... dovrebbe essere finta... il finto tappeto con il cuoio direttamente il mantello della vacca? Ecco, una cosa del genere. No, non mi piace. Solo che volevo dargli un po' di dettagli rispetto a... Non mi piace farla in vetro perché non mi dà un senso di tranquillità. Potremmo mettere... ce li ho dietro dei wall... sì, ce l'ho, il wall. Proviamo a vedere con dei wall. No, perché qua rimane staccato. Smia un po' una cosa. No, bocciato. Ah, intanto guardiamoci alle spalle, perché qua ci sono sempre tanti amichetti che vogliono farmi il culo. Ok. Come vi ho già detto, anzi, mi pare di averlo detto, poi questa verrà anche tutta illuminata. Toglieremo queste torce. E la mia idea è quella di mettere qua alternate delle lampade a redstone che si illuminano in automatico solo quando è notte con un daylight sensor. But vabbè, a sto punto iniziamo a provare a far così.
se non è troppo, se non è troppo, se non è troppo. Ancora uno così, uno così, uno così, uno così. E che è troppo chiusa per essere una serra, poi così. È troppo chiusa. Potrei fare... vediamo un attimo. Tac, vado a farmi 2, 3 scale. Quante ne ho? Solo 3? Non mi bastano, ne faccio ancora. Anzi, ne faccio davvero tante perché tanto ci serviranno. Ok, perché se io faccio una cosa del genere... Tac, tac, tac. E poi mi faccio uno slab di stone, brick, stone bricks. Già mi dà un senso un po' più di aria, anche se non mi piace il fatto che c'è quel cardine che è scoperto. Quindi, nope. A meno che... provo a girarli, vediamo un attimo. Sto provando così, ragazzi, perché poi sono cose che ci terremo davvero per tanto tempo, quindi non è male così, eh. E lasci intravedere un pochino dietro. Sì, dai, proviamo. Tac, 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 tac. Ora, per adesso, ah, non ho torce dietro. Vado a prenderne, vado a prendermi un po' di carbone. Ah, qua c'è il draco. Bene, bene. Vado a prendermi un po' di... ecco qua. Carbone qua. Tanto gli stick ce li ho dietro. Sì, ok. Mettiamo qua. Gli stick me li metto qua. Metto solo un attimo. Una qui e una qui. E ci andiamo a vedere da lontano com'è che sembra. Dai, non è male. No, dai, sono contento. Poi contando anche che qua voglio ancora smussare un attimo con delle scaline. Che anzi andremo a mettere subito per controllare come ci sembra. How it looks like. Qua anche, volevo provare a metterle anche qua. Vediamo se fa qualcosa. Qua ci sono già. Puff. Ah, mancano lì. Ops, ops, ops. Mancano qui. Perfetto. Vediamo. Molto, molto carina, dai. Mi piace, mi piace. Questi buchi qua fanno passare un po' d'aria. Normalmente in una vera serra efficiente olandese non si farebbe, ma questo è Minecraft, dobbiamo anche tenere un po' l'occhio, da conto l'occhio. Ora, dobbiamo decidere, oltre al fatto che qua... ah, non ho terra, quindi niente. Vabbè, comunque poi qua spianerò, penso. Dobbiamo decidere come fare la gestione dei lati. Perché adesso io ho fatto tutto così. Però mi piace vederlo così. Più o meno. Allora, perché se vado a mettere gli scalini, poi mi copre il vetro e mi sembra che non ci sia il vetro. Quindi non mi piace. Se ci metto solo degli slab, no, perché non penso farebbe lo stesso effetto. Poi da sotto me lo copre, quindi a sto punto no, eviterei di mettere gli scalini. Giusto per tranquillità, fatemi mettere un po' di torce qui, che poi ovviamente andremo a levare. Solo per un discorso di tranquillità mia, perché non vorrei mai che tipo un creeper spawnasse qua e poi ha la bellissima idea di boom shakalaka e bah mi fa esplodere. Ok, perfetto, molto molto carina, dai, sono contento di come è venuta. Dobbiamo ancora fare il chiudere, ma a sto punto lo chiuderei nello stesso modo, ma prima dobbiamo decidere quanto farla lunga. Ora, guardiamo dall'interno se c'è qualcosa che ci può... allora, ecco, qua c'è il discorso... ah, perfetto, perché sapete che... avevo detto che... qua avevo paura che con... vedete? Il fatto che abbiamo lasciato uno spazio libero è perfetto per questa cosa qua. Ottimo. Li ho fatti rialzati, alcuni di voi mi hanno detto... no, anzi, non lasciava. Mi hanno detto, no, Agron, non farli rialzati perché secondo me è meglio basso, oppure farlo in terra battuta, perché per chi non sapesse c'è la possibilità di fare terra battuta... ma no, dai, facciamo una cosa di professionale. Cioè, terra battuta va bene nell'orticello se hai, che hai tu. Di solito o mettono già direttamente dei teloni o proprio comunque coprono, non mettono proprio terra nuda nelle serre più efficienti. Quindi io ho detto no. Poi sopraelevato, così anche comodo, perché non mi viene da saltare di sicuro, e quindi sono tranquillo. Ora,
Dobbiamo iniziare a pensare quanto deve essere lunga. Allora, qua mettiamo carote, qua patate, qua barbabietole, qui mettiamo zucche, qua angurie, e qui cos'è c'è che avevo pensato? Cactus no, perché lo voglio fare in un'altra parte. Cane da zucchero? Davvero agro? Vuoi fare così? Ah no, volevo fare la zona fiori, mi pare. Ok. Quindi direi che possiamo chiudere qua. Per adesso, poi dopo vediamo. Allora, l'idea è quella che... Lì di là come abbiamo fatto, ok. Perfetto. Tac, tac. Anzi no, qua dobbiamo chiudere tutto. Perfetto. Beh, allora a sto punto non so neanche se fare la divisione. Sì, magari facciamo che tipo pilastri per dar sostegno. No, non è qui, ma è quello dopo. Magari tipo pilastri per dar sostegno. Poi qua ci va tutto così. No! Brutto, stupido. Ok. Qua. Ah, giusto, poi lì dobbiamo mettere anche gli scalini di qua. Perfetto. Poi, allora, come abbiamo detto, se la smettessi di failare, devo scendere qua. Perfetto. Ok. Quanto fetro abbiamo? Non abbastanza, quindi torniamo di là. Oh, siamo riusciti a resistere senza beccare un mostro tutta la notte, ragazzi. Di là c'è l'alba. Non so se ve l'avevo mai mostrata, perché di solito io vado a dormire. Ok. Perfetto, adesso abbiamo abbastanza vetro. Ok, la scaletta di là ce la teniamo ancora, perché potrebbe servire. E qua la voglio fare davvero tutto in vetro, perché ci sta. Qua vetro sì, l'avevo fatto quasi toccare. Va bene. Perfetto. Ora lo facciamo scendere. Lo sfailato di nuovo. Devo stare più attento. Ok. Tac tac. Tac tac. E tac tac. E di nuovo qui. E qui. E qui. E qui. Non mi dispiace vedere così tanto. Certo, non c'è una bella visione, c'è quella montagnetta, ma per adesso, perché poi cambieremo un po' tutto. Qua vorrei fare una pressure plate, ma evitiamo, perché se passa un mostro non si sa mai. Volevo ancora piazzare le scalette. No, ma ce l'ho riuscita l'altra volta. Perché non ci riesco più? L'ho fatto failato. Attenzione ragazzi, ce la può fare però magari. Oh, ce l'ho fatta. I did it. Ok. Perfetto. E ora andiamo a piazzare le scalette. Ok, allora finiamo di piazzare le scalette. Tac. No, failato. Vabbè, adesso dovremmo... Ci basterebbe far tutto da qui. Di là mancava solo qua giù, che dobbiamo fare così. Ok, facciamo tac. Perfetto. E ok, e anche da dietro mi piace. Ora, direi che ci dedichiamo nel prossimo episodio invece a scegliere le colture, impiantarle ed eventualmente iniziare a prepararci, perché dovremmo andare assolutamente nel Nether per raccogliere la glowstone, per fare tutto l'impianto appunto di illuminazione, queste cose qua. Allora, adesso tiriamo giù questa brutta scaletta. Vado ancora a prendere un attimo il cartello, mettiamo l'achievement di oggi. Così concludiamo e siamo a posto. Anzi, potrei anche farmelo da solo, tanto dovrei avere il tutto. So che sto facendo cartelli a non finire, ma vabbè. Ok, con questo andazzo stiamo facendo davvero un po' tanti, troppi achievement, ne stiamo aggiungendo un po' troppi, a differenza di quelli che risolviamo, ma tranquilli, non sarà per sempre così. Non è che per sempre tutte le puntate ne aggiungerò uno, solo adesso all'inizio. Allora, adesso scriviamo. Addestrare un lupo da Rodolfo Revolver. Perfetto, grazie Rodolfo per questo bel achievement. Quindi appena esploreremo e troveremo un lupo, gli daremo delle ossa per addomesticarlo, in modo che ci segua, ci aiuti e ci difenda più che altro. E niente, direi che da Gromoderni è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video.
lasciate un bel like se questo vi è piaciuto, se avete consigli lasciateli nei commenti, se avete un obiettivo da darmi stessa identica cosa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così potete rimanere aggiornati, noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video, oppure fra 2 giorni con un nuovo episodio di Minecraft Agricola. Da crovedarne tutto, ciao a tutti ragazzi.